La Serie A ricorda Alberto Bucci, presidente della Virtus Bologna e coach della Stella delle Vunere. Da 3 scudetti, 4 Coppa Italia, 1 Supercoppa e 3 promozioni in massima serie. Bucci, scomparso sabato sera all'età di 70 anni, sfidò Avellino nella semifinale playoff per la 1 del 2000 con Fabriano. La Scandone cerca il rilancio, deve fare a meno di Nichols, Figlioli ed Ercole e il primo tempo con Varese è da incubo. Distribuzione per gli ospiti con l'ex scrub figura di spicco per il 15-27 al decimo. La Sidigas è già sotto in doppia cifra e la seconda frazione è una replica fedele del primo quarto. 15-26 nei successivi 10 minuti e confusa, senza gioco, Avellino sprofonda fino almeno 23 al ventesimo. La mossa di coach Vucinic è l'ingresso di Sabatino. Un segnale che vale tanto. All'uscita dagli spogliatoi è tutta un'altra Scandone. Passo dopo passo la Sidigas firma costantemente il rientro in partita. Green e Harper favoriscono con 8 e 7 punti il ritorno dei lupi in scia. Parziale di 24-9 nel terzo quarto e per Avellino il meno 8 è un affare. Nel momento decisivo Varese subisce il recupero. La Scandone piazza un incredibile ribaltone. Dal canestro di Scrub al 37esimo, break di 15-3 ed è rimonta bianco-verde. Harper, Udano e Green con campo grande per l'esplosione del Pala del Mauro. Finale di 76-71 e i lupi confermano il quarto posto effettivo in classifica.